There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Ma io affoghiamo la tristezza nel... Che esca è questa? Grande Giacomo! Ghost! Grande! Sì, dico! Ho sbagliato di tretti, me lo perdonate? Voilà, on est sur le deuxième jour là, donc changement de poste. Au début on était plus en ville et on était un petit peu bloqué parce qu'il y avait d'autres pêcheurs un petit peu en amont. Et donc ce matin on voulait reprendre les postes un petit peu plus haut parce que les gens ils étaient partis. Mais malheureusement il y a une autre équipe qui arrivait juste avant nous. Nous on est arrivé assez tôt, mais malheureusement il y avait déjà une équipe en place. Donc là on a fait tout le tour et on se trouve sur les postes, comment expliquer ça, juste après une grosse villa, nous on est juste après. Et là on a pris trois postes et puis on pêche en pleine eau et on croise les doigts de faire tomber quelque chose de gros parce que là on a misé sur un gros poisson là. Ah ouais, c'est pour. Donc en espérant que le poisson rentre sur l'amorçage et puis on arrive à faire un ou deux aujourd'hui. Donc affaire à suivre. On y croit. Where you find me? Hope you find me. When the sun rises, when the sun. Heute ist der zweite Tag. Gestern war leider nicht so erfolgreich. Wir haben nichts gefangen. Wir haben gestern spät abends, als wir um 11 Uhr abgebaut haben, haben wir noch ein paar Fische springen sehen. Darum haben wir uns entschieden, nochmal diesen Platz heute zu beangeln. Ich werde heute ein bisschen, ja, mit dem Snowman ein bisschen arbeiten, ein bisschen Farbe reinbringen. Die Fische sind nicht so in Fresslaune. Und ja, mal schauen. Wir haben ein bisschen Futter eingebracht, nicht so viel. Und ich werde jetzt die Rute werfen und dann gucken wir mal, was kommt. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Try to catch me howling at the moon. Pompala. Sì, io l'ho pompata. Neanche tenerla punta sott'acqua, non c'è la banana. Niente, la banana. C'è niente da fare. Sto pescando abbastanza vicino perché tutto sommato erano 15 lunghezze e purtroppo qui ci sono le due barche elettriche che portano all'isola e il pesce ha tagliato tutto a sinistra e ho dovuto forzare e purtroppo l'ho slamata. Era anche abbastanza vicino a riva perché appena l'ho slamato ho visto le bollicine che uscivano, erano proprio qui davanti. E dai, ci rimettiamo in pesca e vediamo cosa succede. Bye.
Sosed Marko je imel lih malo akcije, tako da sva se odločila, da vse ostale palce rekestava, pofutrava. Zdaj znova navezo z novim trnkom Continental Curve na blowback način in Snowmanom. Fingers crossed! Bon ben voilà, après un petit changement de poste, bon deuxième poisson, la pêche est super compliquée mais bon, tous les poissons sont bienvenus là. Là une commune d'une dizaine de kilos là je pense. Voilà. Capturé sur un spinner, un gros amorçage de chaîne-vie et puis de une nouvelle espèce de boulette d'amorce là, de chez Magnet. Voilà, ouais, super sympa. La vie aux fiches. Bon, je vais prendre le temps de vite fait vous montrer le montage que j'utilise. Donc là, on a du leadcore mais sans plomb. Après, on a un lead clip, forge, relâche rapide pour que le plomb puisse se libérer en cas de casse ou en cas d'accro. Voilà, il sera bien facile dessus. Après, on a un badling en 20 livres avec un hameçon curve forge en spinner. Un petit pop-up avec les kickers pour bien dégager le spinner pendant quand on le balance. Quand il atterrit dans l'eau, en fait, il va se poser bien sur le fond comme ça là. Voilà le montage gagnant pour la commune. Plus qu'à changer la bouillette et à la réexpédier sur le spot. When the sun rises, when the sun... Partenza fulminea, incannata, pesce pesante, teneva il fondo, l'abbiamo quasi portato fino a riva, poi purtroppo si è ingarbugliata con la lenza della canna accanto e il tendifilo ha fatto da contrappeso, faceva tenuta, quindi lei è ripartita e l'abbiamo persa. C'est la vie. C'est la vie. Alla prossima! Sì, dai, ci vediamo tra poco, no? Speriamo. Adesso ci stava bene una Madonna, te lo dico io. Ma io... schifosa anche. Dai che la prossima Porca settimana torni, traviaccia. Che c'hai un'ora di strada. Sono riuscito dopo la sfortuna terribile di stamattina a mettere anch'io un pesce nel guadino. Non sicuramente un pesce d'Italia, però con la situazione che stiamo vivendo al lago è sicuramente un buon risultato. Adesso velocemente facciamo un paio di foto e ci rimettiamo in pesca.
haben jetzt endlich einen. Es hat gedauert. Wir sind auf dem Spot geblieben. Es hat sich ja ausbezahlt gemacht. Wir haben jetzt endlich unseren Fisch gefangen und Sebastian hat jetzt gerade nochmal nachgefüttert und wir hoffen, dass wir jetzt noch ein oder zwei vielleicht noch fangen. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal gleich. Long waiting. Et voilà, enfin, on décapote. Ça a été très dur là, la pêche à bled. Je fais un poisson là à la dernière minute, il reste une heure avant la tombée de la nuit, avant de pouvoir remplir à 23h et je suis super content, c'est super. Donc c'est pas un très gros poisson, mais c'est un poisson quand même. Yes! Petit poisson, mais poisson quand même. Hein. On aura battu dur là pour faire un poisson. When it's so difficult, every fish is gold. Yeah, yeah. Già in tre, secondo me lì siamo troppo un po' in tre. Infatti, sì, quella si pezza. Già sono fatto tre cose. No, no. Eccolo. Sera, ci siamo rifatti, grande. Hai già rilanciato la canna già? Sì. Diciotto chili di regina, perfetta, immacolata, bellissimo pesce. Stiamo pescando in una zona non tanto battuta, un po' insolita, ma che di solito può regalare magari qualche pesce che non è stanziale nelle solite zone dove si pesca, quindi anche pesci come questo che probabilmente quest'anno ancora non sono mai stati presi. Terminale fatto con un singolo pop-up, sapientemente legato dalle mani di Enrico, uno slip D con una singola pop-up del 18 e niente, sempre come faccio io di solito, un omino e una pop-up. Ieri ho mangiato omino, oggi pop-up, per cui direi bene. Questo è il pesce, è veramente una bella regina, proporzionata, bella, sana. Pesce è veramente bello, penso una delle regine più belle che ho preso, a parte i chili, è proprio una delle più belle regine che ho preso a Bled in tutti questi anni. Proprio come forma immacolata, proprio bellissimo pesce, non una squama fuori posto, coda intatta, bocca perfetta. Guarda che ciuffone. Allora ve la racconto io, praticamente io ho fatto il pesce, poi già come fa, che si fa? Si rilancia subito, fa le foto, ho detto guarda teniamo un attimo il guadino, la rilancio subito perché tante volte queste, ci sono queste finestre di orari di un'ora così più o meno, che devi essere subito sul pesce, cioè rilanciare, questa qua l'abbiamo rilanciata, l'ho rilanciata subito senza pasturare perché ormai guarda l'ora, sono le 22.39 quindi ci sono ancora 20 minuti di pesca e quindi un innesco in pastura che c'era ovviamente già un po' di pastura, il pesce aveva mangiato, ripasturata 2-3 palline a cobra, rilanciato subito veloce, ripartita subito. 12 ore senza pesce e poi qua il bled è così, 2 ore fai la pescata. Tieni il fondo. Oh,
tranquillo Giacomo, sono solo dei palloni altri 5 metri. Sì, sì, me l'ha spiegato, per quello. No, un ghost, grande, grande Giacomo. Yeah. Ghost, grande, sì. The ghost. No. Guarda là. Grande, grande. L'avevo fatta qua, tipo 8 anni fa. E tu invece qua. Top, ghost, grande Jack, grande. Guarda, non so cosa, com'era, allora, non sappiamo il pesce perso perché non si sa mai com'è, grande, piccolo, però io non avrei fatto cambio con questa ghost, no, te lo no, dico. Alla grande. La volevi passarla? Sì, avrà qui chi di lì, più o meno. Sì, dai, la pensiamo. Bello, bello, bellissimo pesce. Wow, 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 wow. Piano piano che ti abbiamo presa, adesso ti vogliamo rimollare. Dura da slamare, questo pesce ha una bellissima bocca dura. Eccola lì. Allora, l'innesco è una pop-up del 14, con un omino semplice, con una boilies di magnet LT Plasma Squid, è un po' alleggerita, questo qua è un bello critico, giù perfetto. E l'amo è un HX del 4, con filo grosso. Che qua pesci grossi ci sono, quindi pesce grosso, filo grosso dell'amo. Noi non siamo per gli ametti fini, una volta che si prende o si slama o viene riva. Sì, questa è coda di rondine, io la chiamo. Ah, senti. Sì, perché qua probabilmente questa qua da piccolina si è presa qualche infilata qua e quindi c'è la coda di rondine. Questo pesce qua l'ho fatto 7 anni fa, proprio da questa posta qua, che l'avevo fatta di giorno anche adesso, ma di giorno è dei colori fotonici. Adesso il sorriso c'è, stampato in faccia, meraviglia. Si fa una foto e la pesiamo? Sì. Che dite? Emozionato, guarda, ti dico la verità, emozionato dopo una giornata come oggi. Te l'ho chiesto io? Certo, fai tu palestra, mica vai. Io. Vai cordino, vai cordino. Sì. 15,71 meno 2, 13,71. L'avevo battezzata 14. Ho sbagliato di tretti. Ho sbagliato di tretti, me lo perdonate. Un po' stanchi, fuori questi. Grande grande pesce, attenzione, dai, ormai crediamoci, alla prossima. Qui dobbiamo stare qua ancora. Sì. Bene, domenica sera è stata breve ma intensa, dura ma divertente. Due giorni secchi con il team Forge, ragazzi che sono arrivati dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, Slovenia, ragazzi che hanno guidato 16 ore in una direzione e domani dovranno guidare altre 16 ore per tornare a casa per pescare due giorni qui, per cui ragazzi pieni di passione, carichi di passione. Che hanno incontrato oltretutto una situazione abbastanza difficile al lago, purtroppo questo weekend non è stato molto generoso, ma hanno tutti lavorato come dei matti, hanno veramente lavorato duro e alla fine i risultati sono arrivati. Ci siamo divertiti, è stato un bel tempo, due belle giornate di compagnia che hanno aiutato a conoscerci meglio. Questa è stata la prima social che abbiamo mai fatto in Forge e speriamo solo che sia la prima di una lunga serie, perché è una bellissima esperienza a livello di pesca e a livello personale, per cui direi che domani possiamo andare, intanto adesso possiamo andare a letto, sono le 11 di domenica sera, io questo giro non ho pescato, ho aiutato più a livello logistico tutti i ragazzi per assicurarci che tutto andasse bene, basta,
pesci ne abbiamo presi, per fortuna qualche bel pesce anche, nonostante sì, è stata dura. E domani pian pianino ognuno torna alle proprie vite di tutti i giorni, e aspettando l'anno prossimo per la Social di Forge numero 2. Alla prossima!